e Turismo. A Matera il punto sul progetto di integrazione tra siti industriali e territorio. Centinaia gli studenti che hanno visitato il centro olio di Viggiano. È presentato a Matera il bilancio di una nuova forma di turismo scolastico, un progetto del comune di Calvello intitolato Turismo scolastico nelle valli dell'energia, è promosso da ENI e Fondazione Enrico Mattei. L'obiettivo è trasformare la classica gita scolastica in un momento di conoscenza dei processi industriali e delle ricchezze ambientali e culturali del territorio. A seguito questo incontro per noi Teresa Fabbricatore. Roma e il Colosseo, Firenze con gli Uffizi, Parigi e il Louvre, Londra e Buckingham Palace, mete tipiche da gita scolastica. A stravolgere la mappa delle tappe classiche da turismo per studenti, la Val d'Agri con il centro olio di Viggiano. Nata come una scommessa del sindaco di Calvello, Antonio Gallicchio, 5 anni fa, oggi l'idea del petrolio come attrattore turistico è un progetto, turismo scolastico nelle valli dell'energia, un viaggio tra fonti rinnovabili e fossili, tra tecniche ed estrazione e forza cinetica dell'acqua, un percorso per scoprire i delicati equilibri tra attività antropica e rispetto per l'ambiente. La finalità di questo progetto era proprio quello di dare ai ragazzi in maniera trasparente la dimensione dell'impatto ambientale, anche visivo. Quindi li abbiamo portati a vedere i pozzi petroliferi in maniera che loro si rendano conto di qual è l'impatto del pozzo petrolifero. Le informazioni le diamo, ma diciamo anche ai ragazzi appunto di liberamente di informarsi su quello che succede intorno a loro. Il nostro obiettivo era esattamente quello, quindi non di nascondersi o di barricarsi dietro le nostre posizioni, ma di far vedere le cose e dire l'energia è anche questa, informatevi. 1200 gli studenti, un programma fitto di attività tra visite al centro olio, esperimenti sul campo e conoscenza della cultura della Basilicata, tra enogastronomia, parchi naturali e monumenti storici. Si tratta ovviamente di un segmento di nicchia, però che può permettere a questo territorio di farsi conoscere. Il turismo scolastico ha una specificità, cioè quella di riuscire a captare e a intercettare giovani che poi, tornati a casa, possono essere loro i primi promotori di un territorio che magari la stessa famiglia non conosce. Superata l'idea della gita fuori porta, il turismo scolastico diventa l'occasione di formazione e acquisizione di competenze pratiche. Perché non far diventare opzioni turistiche come quello della Basilicata, anche un percorso culturale per gli studenti attraverso appunto la visita delle imprese, andare negli stabilimenti e così via, che significa avvicinare i giovani al mondo del lavoro come prevede proprio la legge 107 sull'alternanza scuola-lavoro.